Serviranno 893 figurine per completare il nuovo album dei calciatori Panini, che quest'anno arriva alla sua 55esima edizione. Un album che, come ogni anno, si arricchisce di nuove sezioni per rendere l'esperienza dei collezionisti di tutte le età sempre più coinvolgente. Tra le tante novità di questa edizione spiccano il rinnovato e ampliato film del campionato, la sezione dedicata al calciomercato e l'integrazione sempre più completa con l'app e il sito. Una delle edizioni più ricche di sempre che gli appassionati di calcio e figurine non possono perdere. Ormai 50, più di 50 anni di storia, però le sensazioni che si provano aprendo le figurine sono effettivamente sempre uguali. E da questo punto di vista un ragazzino di 5-6 anni di oggi non è così diverso da quello di 50 anni fa, quindi una tradizione che continua, che evidentemente si innova, quindi comunque integriamo l'album, arricchiamo, usiamo i mezzi multimediali per ampliare l'esperienza del collezionare, ma la tradizione va avanti. Da questo punto di vista collezionare le figurine è una passione fisica, tattile, è inutile, la sensazione che si prova strappando la questione delle figurine, l'odore delle figurine, il fatto di scoprire se si è vinto o si è perso trovando la figurina mancante, sono sensazioni che non si riescono a riprodurre in maniera digitale. Noi usciamo storicamente gli ultimi giorni di dicembre da tradizione e questo è retaggio del fatto che il calciomercato inizialmente era a ottobre, se si ricordano i collezionisti più anziani finiva il 31 ottobre, quindi avevamo il tempo di aggiornare le rose e uscire sul mercato. A questo punto non è più così, ma internamente abbiamo deciso di mantenere la data di uscita storica e integriamo l'album con la sezione calciomercato, quindi comunque con le figurine dei trasferimenti, proprio perché l'album alla fine della stagione sia corretto e completo. Quest'anno anche Sky partecipa all'album di figurine Panini con una sezione dedicata al calciomercato per la prima volta. Ma per noi è un grande onore, un grande orgoglio, per me poi che sono cresciuto a pane e figurine è un qualcosa di speciale, sarei impazzito ad aver avuto una sezione del genere quando ero piccolo, a cambiare io le formazioni a seconda delle operazioni di mercato, quindi credo che sia un'idea geniale.